dopo l'espulsione non c'è stata partita, dai. E entreremo sia dalla porta che dalla finestra. Mi manca nel calcio, no, manca poco e manca tanto. E così, con un'intesa vacca buva salventissimo del primo tempo, che la Vibonese stacca l'alimentatore del Roccella, già danneggiato al 12° dall'uscita d'obbligo di Scuffio Sudorato, invitato al contropiede dal retropassaggio impreciso di Cordova. Le avvisaglie al 4° minuto c'erano state. Vacca che tira dal limite con palla suggerita da Dorato, che a sua volta, braccato da 4 pedine, è costretto spalle alla porta ad alleggerirsi del peso della responsabilità. Angolo di Tito, testa di Silvestri, traversa, ma l'azione che continua con la palla che torna sui piedi di Tito, che fa partire la mina che scuote l'esterno della rete. Ancora angolo e Tito anche stavolta a servire la testa di Altobello, però. Ma all'11° c'è anche il Roccella, con Catalano che costringe ad uscire Spataro, troppo pericoloso, infatti il movimento di Chiocchia sul vertice opposto dell'area di porta. Ma che fare poi quando il turbo Sogue parte? Nulla, se al 25° è servito indisturbato da Dorato. Un altro flash per il Roccella un minuto dopo, al 26° con Pagano che inizia ad usare il petto per fare sponda a Catalano, che invola una palla in aria respinta da Spataro, palla che rientra in zona Pagano che d'interno si inventa la parabola a scavalcare il portiere, con palla che però si stampa sulla traversa. Al 38° è il 3-0 della Vibonese, con Sogue che da sinistra serve centralmente Bubas e fa partire un diagonale proficuo. L'argentino intanto si porta a 31 gol in carriera, la sua 128esima presenza sui terreni di gioco, 13° gol invece a Vibo. Praticamente si gioca tutto sul filo e alla meglio chi è più veloce, come Dorato al 40° minuto. Ma Yusufi ci mette del suo per evitare la rete. Nella ripresa è Yusufi ad avere la ragione su Bubas, mentre al 14° Giordano fischia il fuorigioco a Plesch, reo di aver insaccato dopo il tiro di Faella. Al 34° Dorato chiude i conti, ma Capitan Malerba no, o almeno non vorrebbe, e quasi quasi fa lo scherzo a Spataro. Mister, innanzitutto il piacere di averla ai nostri microfoni, io mi concentro sulla sua figura, il piacere di rimettersi in gioco quest'anno con la Vibonese, si inizia a novembre, per dare che impronta? Ma non è che bisognava dare un'impronta particolare, io porto la mia esperienza, porto il mio sapere, la mia conoscenza del calcio, sono venuto volentieri in questa società perché soprattutto è una società molto seria. C'è una proprietà che veramente fa valere i valori giusti del calcio, e quindi che sicuramente questa è stata una scelta azzeccata da parte mia, quindi mi auguro di contribuire a fare qualcosa di buono e di rendere delle soddisfazioni alla proprietà. Se dovessi guardare la mia carriera, mi manca che cosa? No, mi manca nel calcio, non manca poco e manca tanto, se possiamo dire. A me non manca niente perché ho avuto le mie esperienze. Credo che ancora posso dire qualcosa appunto in questi campionati o anche in altri, non è questo qui il punto. L'importante è lavorare seriamente e, ripeto, soprattutto quando trovi un ambiente, una società seria che ti lascia lavorare, questo è un buon viatico per tutti quanti. E queste sono le cose che servono al calcio oggi, che purtroppo è contaminato da tante parti. Col senno di poi tutti guardano alla Vibonese e dicono: ah, ma era costruita per la Serie C, era facile questa scalata. Non era facile, scontata questa scalata? No, non era facile, oltretutto ha avuto delle grosse difficoltà iniziali, perché ancora su un campionato che non si sapeva quale fosse. È una società che per certi versi è stata costruita con alcuni pezzi da Serie C, però poi si sono trovati sprovvisti del campionato di Lega Pro e quindi hanno dovuto rivedere quello che poteva essere il piano di una squadra. Alcuni calciatori sono andati via, importanti. Nel discorso della Serie D c'è appunto il fatto degli under, quindi lì forse all'inizio si sono trovati un pochino sprovveduti. Noi a gennaio, tra dicembre e gennaio,
siamo riusciti a mettere dentro un paio di ragazzi importanti per questa categoria che sicuramente stanno dando il loro contributo in termini di valori tecnici ed erano queste le difficoltà, quindi non è stato facile iniziare in un certo modo, assolutamente no, anzi hanno avuto una doppia difficoltà anche perché sono partiti un pochino dopo con la preparazione, proprio per questa scelta che è stata fatta dai vertici di non far partecipare la Vibonese al campionato di Lega Pro. Quindi poi una volta preso atto di questo hanno avuto un percorso sicuramente importante. Al di là dei risultati acquisiti, la squadra che ha apprezzato per qualità? Beh, ce ne sono state diverse, devo dire che la Nuova Igea è una squadra molto che a me è piaciuta molto, là abbiamo vinto 1-0 e sicuramente la Nocerina è una squadra che ha tutte le credenziali per appunto per arrivare fino in fondo, è una squadra che noi abbiamo battuto in casa, almeno io ho battuto in casa e quindi è una squadra che ha dei valori importanti sotto il piano tattico e soprattutto anche a livello individuale, quindi è sicuramente forse la squadra che in virtù anche forse di un calendario che sulla carta può sembrare più semplice del nostro, è la squadra che sicuramente fino all'ultimo dirà la sua. Dopo l'espulsione non c'è stata partita lei? Troppo facile per loro. Stavamo giocando alla pari con loro, però con l'espulsione è finita la partita, tutto là. E loro hanno dato tutto a livello fisico, però anche che sei con l'uomo in meno, quando sei così dietro la linea della palla con tanti uomini non possono entrare così facilmente, invece sono entrati troppo facilmente sulla linea della nostra difesa. A me non interessa l'analisi della gara, più che altro sapere cosa ti rimane dopo una gara del genere, nel senso una gara che è finita al 12esimo, Roccella non è mai sceso mentalmente in campo e ci sta, ma a te affrontare una Vibonese oggi e cosa ti lascia? Ma i primi 12 minuti, anche se presto per dirlo, sono stati pericolosi sul calcio piazzato, ma oggi loro avevano più fisicità di noi sui calci piazzati, specialmente anche senza Faella, questo lo sapevamo. Però stavamo giocando, quindi non è che magari stavo giocando alla Vibonese, l'espulsione che abbiamo preso. Sì, assolutamente, dico questo confronto anche con un Nevio Orlandi che ha un certo peso nel calcio, cosa ti lascia per un futuro? Ogni partita tu mi hai insegnato che è sempre formativa. Sì, loro è una squadra che al minimo errore ti punisce perché hanno giocatori molto importanti davanti, Bubas, oggi non c'era Allegretti ma ha giocato Dorato, quindi se sbagli ti puniscono. Però per come sono loro quest'anno, perché vogliono vincere, badano al solo, loro giocano con queste palle lunghe e vanno ad attaccare la seconda palla, un attaccante viene incontro, l'altro va in profondità, quindi era anche facile leggibile quando eravamo 11 contro 11. L'espulsione ha falsato la partita, ma ha falsato in che senso? Questa è una squadra fatta per la Serie C, con l'uomo in più questi giocatori vanno anche a nozze, perché giocatori poi come Vacco, Bodo, centrocampo, quando c'è l'uomo in più è difficile anche andare a prenderli. Ci sono saltati i piani per come avevamo preparato la partita noi, e al 12esimo secondo me la partita l'abbiamo persa là, perché sull'espulsione con palla nostra al centrocampo abbiamo fatto quell'errore, abbiamo preso l'espulsione del portiere e là è finita la partita. Comunque una situazione che va mentalmente azzerata, perché oggi è come se non contasse. Come si va a Palmi? Io l'ho detto prima anche ai ragazzi, sotto il profilo dell'impegno hanno dato tutto, però sotto la corsa, però anche che avevano l'uomo in più sono entrati troppo facilmente oggi, veramente. Come lo gestisci il discorso del nervosismo? Troppi ormai ci cadono facilmente. Sì, ma oggi l'espulsione non c'è stato per nervosismo, quindi alcune reazioni, alcune prevenzioni che devi fare tu dalla panchina sostituendo anticipatamente, perché capisci che stanno saltando i ranghi mentali. No, io l'avevo chiamato perché con Cocchi, che l'ho spiegato anche prima, con Cocchi, con Cordova che è squalificato e Scuffia, non volevo perdere un altro giocatore, quindi l'avevo chiamato per dirgli di non fare falli boot se in ritardo. Purtroppo l'ha fatto, quindi ho sostituito Faella solo per questo motivo qua, quindi per avere un uomo in più a Palmi. Ma noi non parliamo della partita, perché no. Noi guardiamo avanti, perché guardiamo avanti.
come si dice, o dalla porta o dalla finestra, sì, bisogna entrare, sì, in questa C. E entreremo sia dalla porta che dalla finestra. No, il ricorso? Il ricorso sia in via, diciamo così, civile che in via sportiva sono in fase finale. Uno sarà il giorno 27 e l'altro sarà il giorno 4 aprile. Quello sportivo 4 aprile perché è stato rinviato quando c'è stata la neve, il giudizio definitivo. No, invece quello del TAR è stato rinviato al 27 di marzo. Ogni dirigente è fatto per gestire aziende di una determinata portata. La sua azienda calcistica non può stare in Serie D. Ma il suo progetto invece, che tipo di progetto è? Che noi avevamo raggiunto la Serie C e con merito, anche se con il ripescaggio, e avremmo meritato di restarci l'anno scorso. Prima alcuni fattori durante il campionato e anche di qualcosa di strano. Poi alla fine, quando noi abbiamo fatto il nostro ricorso per quanto riguardava la posizione del Messina e anche di altre squadre, però soprattutto quella del Messina, che aveva fatto un campionato senza averne i requisiti mai avuti dall'inizio fino alla fine, non solo per quanto riguarda la federazione, ma anche per quanto riguarda i pagamenti e tutto ciò che, perché una società si regge su tante questioni, e nessuno li ha visti, stranamente, mentre in passato noi vediamo penalizzazioni eccetera, non erano state viste l'anno scorso e hanno cercato fino alla fine di tenerle chiuse, perché forse ci toccava, non so, qualcuno dei dirigenti in alto. Se la guerra è aperta, loro pensavano di averla vinta, però penso che poi alla fine l'ho vinta io. Ma intanto godiamoci questo momento, stasera abbiamo raggiunto il primo posto, perciò anche in coabitazione con la Nocerina, e speriamo di poterlo conservare fino alla fine del campionato. I ferrati di questo mondo dicono che comunque la Vibonese in questo contesto ha saputo dare lezioni di organizzazione, ruoli, gestione. Abbiamo sposato un modello, diciamo così, di impresa, come suol dire, anche con strutture non all'avanguardia. Abbiamo un campo solo per le partite, diciamo, della domenica, però per quanto riguarda gli allenamenti ci spostiamo dalla provincia di Vibo in quella di Catanzaro e qualche volta anche nella zona del Regino, su Polistena, Cinque Fronte eccetera. Purtroppo mancano questo, che speriamo di poterle in futuro, di poter avere una struttura nostra, chiamiamolo. Noi abbiamo già pensato a un Vibonella per imitare gli altri, a un Milanello all'Inter o altre squadre, di avere una struttura dove poter fare crescere anche i ragazzi oltre che la prima squadra. Non è che mi vuole costruire la squadra dei dottori per la C, visto il neolaureato Altobello? No, questo ci fa piacere, non solo, cioè, abbiamo anche altri ragazzi che sono all'università. Altobello ha raggiunto il traguardo finale, forse deve ancora fare qualche altra cosa per avere una specializzazione ancora di più. Questo ci fa piacere, insomma, noi cerchiamo di sposare le due, insomma, il lato sportivo e anche un lato di vita, fare crescere l'ambiente, fare crescere i giocatori che ci sono da noi. Abbiamo un giocatore che l'anno scorso era con noi, ora sta giocando in Serie A, anche se in Albania, ma abbiamo dei ragazzi, avete visto in campo, 18enni, 19enni, che sicuramente si faranno strada. Qualcuno è interessato a squadre di Serie B, li stanno seguendo, ne abbiamo un paio. Poi vediamo, questo fa parte tutto di una strategia, perché è una parola troppo grossa, ma di un progetto che speriamo di realizzare. Poi qualcuno l'altro giorno in televisione diceva, ma Serie B, se ci sono le possibilità lotteremo per la Serie B. Oggi, e allora la prossima domanda non gliela faccio. Forse è prematuro. No, le volevo dire se l'anno prossimo sarà un campionato da Calabria protagonista o meno. E io quest'anno avevo, assieme al mio socio, avevamo fatto una squadra per fare una buona Serie C, che abbiamo poi dovuto smantellare. Quando noi avevamo saputo di essere stati ripescati e aver vinto il ricorso, avevamo una squadra, e uno di questi ragazzi in questo momento è a Reggio e sta dando buoni risultati, altri sono andati ad Alessandria, dall'altra parte.
avete visto il nostro capitano, non è sicuramente un giocatore da Serie D, ma di una buona Serie C. Lui c'è un altro fratello che gioca in Serie A, che giocava a Udine, ora sta giocando in altre, mi pare che anche lui è all'estero, ma di costruire una squadra per andare avanti. Come nostro modello voglio dire il Crotone, che sono troppo avanti, sono arrivati in Serie A, speriamo che ci possano restare fino in fondo. Ma guardiamo, giustamente uno scende in campo come nella vita, scende per avere un risultato, per avere... E conoscendola sempre con il sorriso. E poi conoscendola con il sorriso sposiamo, come ho detto prima, una filosofia industriale, sempre ad maiore, dice il nostro motto. Ce ne siamo, sì, stanno chiamando di andare nell'arbitro. Buonasera in bocca al lupo per tutti i telespettatori e speriamo di risentirci presto. We'll be right back.